i nostri principi del garantismo hanno dovuto retrocedere rispetto a quella che a nostro avviso era una forsennata aggressione mediatica. Abbiamo immaginato di dover compiere questo grande sacrificio per poter anche nelle regioni del nord, fino in fondo, ottenere tutto il consenso possibile e immaginabile per rappresentare con maggiore forza i valori moderati che si riconducono al nostro partito. Noi siamo assolutamente convinti che Nicola Cosentino di qui a breve verrà assolto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ci resta e ci resterà l'amarezza che nel momento in cui questa assoluzione si verificherà, probabilmente le prime pagine dei giornali scompariranno e il tutto si ridurrà a un trafiletto in ultima pagina, come sempre purtroppo accade. Noi abbiamo compiuto questo sacrificio, abbiamo cercato di escludere dalle liste le persone che avevano dei procedimenti penali, anche se secondo il decreto legislativo Monti li potevamo tranquillamente candidare. E abbiamo in termini concreti operato. Certo, devo dire la verità, proprio qui a Caserta mi viene da dire che chi ha dato luogo a quelle forsennate aggressioni mediatiche, chi ha dato luogo a quelle forme, come dire, di moralismo legalitario, poi al momento dei fatti ha ritenuto di comportarsi in modo del tutto diverso. Ora io mi rendo conto che ogni volta che dico questa cosa il Partito Democratico mi accusa di essere, come dire, esperto della macchina del fango, o addirittura qualcun altro cerca di difendersi dicendo che indosserà un cappotto color fango. Ora devo dire la verità, io l'unico fango che conosco è quello che da giovane mi capitava ogni tanto di frequentare nei campi di calcio quando pioveva, e quei campi di calcio di 40 anni fa erano molto più polverosi di quelli di adesso. Ma vi chiedo, è vero o non è vero che la capolista PD al Senato è sotto processo per calunnia in danno di un maresciallo della Guardia di Finanza? Ed è vero o non è vero che questo maresciallo della Guardia di Finanza si è reso responsabile, immagino all'occhio, agli occhi di questa signora, di aver condotto le indagini che hanno portato all'arresto di lei, fratello? Ed è vero o non è vero che in quel processo, in una intercettazione telefonica, sia pure non utilizzabile, ma ahimè pubblica e come tale utilizzabile per noi, e questa signora afferma, bene, se continua così lo andiamo a finire con il vino. E così dimostrando ancora una volta che c'è chi fa, anche in settori dolorosi come questo, questa è l'esclusione di Nicola Cosentino, e chi parla e non fa. Mi sembra di ricordare per un verso il professionismo dell'antimafia di cui parlava Sciascia, ma principalmente mi sembra di ricordare con maggiore aderenza a quello che il PD sta conducendo qui a Caserta quella vecchia frase del film L'Intoccabile, cioè che il PD altro non è che chiacchiere e distintivo.